7 dicembre 1941, il Giappone lanciò un attacco su Pearl Harbor. L'imperatore Hirohito pensò che provocare gli Stati Uniti fosse una buona idea. La Seconda Guerra Mondiale arrivò in America. La morte di Cliff a Londra fu un brutto colpo. Non volevo più combattere. Volevo tornare a casa. Ma non potevo sopportare l'idea che gli americani combattessero in Europa senza di me. Richiesi un trasferimento. Dissi che ero Tom Forrester, un americano, non un canadese. Mi ritrovai nel 352° squadrone dell'aviazione statunitense, a scortare i bombardieri in Europa. Non c'era nulla di glorioso. Mio padre aveva ragione. Era solo dovere. Le nazioni nascono dal sangue dei loro figli. Non potevo lasciare quei ragazzi lassù da soli. Il nostro comandante in capo riteneva fosse il caso di scatenare la potenza militare americana sul nemico. Oggi i B-17 del 91° squadrone bombardieri consegneranno un bel messaggio alla Luftwaffe. Il bersaglio è lo squadrone d'élite del Reich Marshal Göring. Distanza all'aeroporto di Le Bourget, appena fuori dalla città di Parigi. 352, dovete occuparvi degli intercettori tedeschi. Troppe perdite fra i bombardieri comprometterebbero la missione. Non avete abbastanza carburante per scortare i B-17 fino al bersaglio. Una volta superate le difese di Göring, lasciate i bombardieri e tornate indietro. Ok, squadrone Victor. Per quelli che non hanno ascoltato, e sto parlando con te, Victor 2, i nostri ordini sono di scortare quei B-17 solo fino al confine della zona calda. Credo che oggi vedremo un po' d'azione. Il problema delle fortezze volanti è che tendono ad attirare l'attenzione. Vola ed è una fortezza. Mi hai detto che ti chiami, Victor 2? Jack, tenente Jack Kozlowski, signore. Parli sempre così tanto, Jack? Ma che devo dire, sono un ragazzo di città. Hai paura, Jack? No. Già, niente. Padrone Victor, informazione coi bombardieri. Se vedete un gruppo di 109, fatemelo sapere. Mi preoccupa troppo. Gli aerei surclassano i loro sotto ogni aspetto. Città, resistenza, armi. Certo, ci sono delle persone su quegli aerei, Jack. E sanno volare molto meglio di te. Ah, la cavalleria è arrivata. Non vi sembrate molto disciplinati, ragazzi? È come se stessi addestrando cuccioli di cane. Beh, vedi di tenerli a bada. Tanto alla parte importante della missione ci pensiamo noi. Saremo lieti di aiutare. Mi spiace che non possiamo portarvi fino a Parigi. Lo sanno tutti che avete dei serbatoi minuscoli. Capo Victor, vedo dei caccia. Temo che non siano dei nostri. Accettateli! Signori, fuoco a volontà! Forza, belli! Giuro! Avete un lavoro semplice, 352. Abbattete i caccia e proteggete i bombardieri. Messaggio dal quartier generale. Aerei in massa vicino a Parigi. Göring ha saputo di noi. Stiamo arrivando. Tutto bel colpo. Capo Victor, avanti così! A terra, squadrone Vic! Peccato! Tranquillo, ha cominciato lui! Engaggia 3 prossimi! È dove dentro da
Questo è sistemato. Ma qualcuno serve aiuto? Abbiamo perso un comandiere. Squadrone Victor, proteggete la formazione! Scappano! E tieni sul muso, te la caverai. Sì, signore. Andiamo ad aiutarli, capitano? No, Jack. La nostra missione è scortare il gruppo principale. Odell, come va? Bene, signore. Tieni duro, ragazzo. Ci vediamo al ritorno. Non posso essere in due posti contemporaneamente. Sì, invece. Hai visto cosa sono in grado di fare i calibro 50? Per l'amor del cielo, Kozlovski! Ok, raggruppiamoci, squadrone Victor. Non so perché ti preoccupi, capo Victor. Non riuscirebbero a volare nemmeno in linea retta. Non ci pagano per le linee rette, Lincoln. Facciamo dei trucchi da far drizzare i capelli. Ti sfido. Ehi, Riley, ci stai? Ovvio. Diamo a questi piloti di linea qualcosa in cui credere. Victor 1, Victor 4. Ho detto di mettersi in formazione. Sprecate carburante. Mayday, Mayday, vi chiedo assistenza. Altri caccia, ci attaccano. Qui Marmo 7, 109 in avvicinamento. Sembrano i superstiti del gruppo principale. Victor 2, occupati dello squadrone. Resta con la formazione principale. Aspetta, capitano. Non posso andarmene, Jack. Lui e Odell sono bersagli facili da fuori. Tu pensa ai B-17, io tornerò. L'hai preso, capo Victor, l'hai preso. Aspetta, ne arrivano altri. Perché ci sono così pochi aerei? Manca uno. Fossil, tienilo stabile. Sei quasi in salvo. Non capisco. Victor 1, siamo nei guai quassù. Arrivano nemici in gran quantità. Sbrigati! Odell, sei libero. Torna subito a casa. Grazie, capitano. Caccia in avvicinamento! Quelli non sono Messerschmitt. Santo cielo, mai visto? Ci attaccano frontalmente!
Tom, qui dietro siamo nei guai. Aggancialo, Jack. Tutto il cielo è nel caos. Arrivo il più in fretta possibile. Accidenti, hai visto? Quei maledetti cercavano di allontanarci. Proiettili!
aspettare che gli sganciamo le bombe sulle case. Tu lo faresti? Padrone Victor, questo è sistemato. A qualcuno serve aiuto? Senza scorta. In Inghilterra lo definiremmo un pasto gratis. Attenzione Victor, tornate indietro e raggiungete i bombardieri danneggiati. Poi stasera andiamo tutti a Londra a inseguire le pollastrelle di Piccadilly. Jack, hai il cuore di un leone e il cervello di una scimmia. Eccoli, Johnny Appleseed. Odell, qui è lo squadrone Victor, come ve la passate? Il pilota automatico è andato, devo tenerlo in rotta manualmente, capitano. Facendo un ottimo lavoro, navigatore. Come stanno i feriti? Il tenente McDonnell è stabile, signore. Forse potrebbe... Signore, Lupia ore 3 in alto! Prende di mira l'Appleseed. Odell, esci! No! Forza, Odell! Vedo il paracadute. Jack, Ivy, Mitchell, voi pensate ai gregari. Il capo è mio. Gut geschossen, Herr Hoffmann! Beschäftigt Ihre Piloten weiter! Ich will den Anführer! Spara ai bombardieri danneggiati. Un vero asso. Ci comportiamo così, gente. È una follia. Guardati intorno, gente. Cosa c'è di normale in tutto questo? Siamo a secco. Meglio tornare alla base.